buongiorno. Oggi ci stiamo dirigendo nella zona di Esterzili, nel pieno dell'entroterra sardo. Ovviamente Johnny, poverino, sta iniziando a soffrire le salite. Siamo anche belli carichi, abbiamo pure le bici, quindi si procede ai 30 all'ora, 30-35 all'ora. Teniamo sotto controllo la temperatura dell'olio, perché queste giornate iniziano ad essere un po' calde. Siamo a temperature quasi estive, c'è da fare un po' di attenzione, perché da quando ho installato lo strumento per misurare la temperatura dell'olio ancora non abbiamo avuto a che fare con temperature eccessivamente calde, dato che lo strumento l'ho installato in autunno. Quindi sono curioso di vedere fino a che temperatura arriverà l'olio magari nel periodo estivo. Quindi sto tenendo sempre sotto controllo, in modo da vedere anche un po' come varia la temperatura dell'olio in base alle stagioni, alle condizioni climatiche. Solito in stradine del c***o, stradine strette, in realtà non è questa la strada giusta, quindi ora dobbiamo fare inversione. In questi casi ci riteniamo veramente fortunati ad avere un mezzo piccolo, perché non ci consente di fare inversione anche in stradine strette. Quindi niente, ora giriamo e prendiamo la strada giusta. Se non ce la facciamo qua a fare inversione, bisogna fare mille manovre, però ce la facciamo. Perché più scendi, ah no, mi infilo qua. Sì. Non è che c'è un gradino, non lo controllo. Qua? Dietro. No? Vai qua, cioè però vai qua andare a corso. Per fortuna abbiamo trovato delle ingressi di altre stradine. Ci siamo un po' infilati a scrocco. Erano ingressi per i fatti, però non succede niente. Qua
fermati qua, c'è questo parcheggio, ora usciamo un po' a piedi, facciamo un giro, vediamo un po' dove si sta a marci, perché sicuramente ci sono anche altri punti, ci sono spiazzi più tranquilli, perché se qua inizia a arrivare gente poi non è proprio il massimo. È un parcheggio molto piccolino, quindi vediamo un po'. Andrò uno sguardo qua su, anche se qui non penso che si possa entrare con i mezzi, però boh, sono curioso. La stradina c'è, quindi vediamo. Paesaggio favoloso, sì. Mi ha fatto bene venire qua. È veramente bello. Bellissimo. Che vista, cazzo. Che vista. Si vede mezza Sardegna da qua su. Riusciamo a vedere tutta la zona di Cagliari, i monti di Capoterra, Monte Linas, Monte Arquento, poi l'Oristanese là in fondo. Poi lì c'è il lago di Mularge, il lago basso del fiume Endosa. È veramente spettacolare. Figo, figo, figo. Ci mancava un po' di ambiente montano di questo tipo. È da quando eravamo sui Pirenei che non tornavamo in ambienti simili. È veramente bomba. Poi tutto verde. Ancora non si è seccato tutto. Siamo decisi se salire qua su con Johnny, perché questo sarebbe lo spot della vita. Cioè veramente spaziale, sarebbe bello 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 poter stare qui con Johnny. Però boh, secondo me potrebbero romperci le scatole. Comunque sia, questo è un punto di attrazione, la gente viene qui. Potrebbe esserci anche il rompiscatole di turno, quindi anche se in questo momento comunque non sembra essere molto frequentato, cioè ci sono un paio di persone giù nell'area picnic, però qui non c'è nessuno. Del resto sembra poco frequentato comunque, però non sapendolo rimane sempre un po' il dubbio. Abbiamo trovato un altro spiazzo qua dietro la vedetta dell'antincendio, andiamo a piazzarci lì. Penso che sia un po' meno, cioè sia un po' più tranquillo, un po' meno rischioso per essere cacciati via. Per quanto sia bello anche, un po' di difficoltà ad accendersi, per quanto sia bello anche del parcheggio qui dove siamo adesso, perché comunque sia, cioè, ci sono i tavoli, c'è un braciere, c'è una bella area picnic, però questo è il parcheggio principale di questo parco, quindi sicuramente è più frequentato. Anche se adesso non c'è nessuno, le due persone che c'erano prima sono andate via, però meglio prevenire. Quindi ora ci spostiamo. Pure in bolla, perfetto. Com'è? Dai, direi che va benissimo. E ora ci scappa subito un pranzetto, perché stiamo spaccando la fame. Sono che le sono. No, ci stava male il rosmarino. Te lo puoi mettere in tutto, certo.
Ecco, siamo all'interno del recinto megalitico, così è segnato nella mappa, ed effettivamente siamo all'interno proprio di uno spazio recintato con queste enormi masse di pietra. Bello, c'è anche questo rifugio. Anche qua ci sono delle forme particolari, chissà di cosa si trattava. Bello. No, vabbè, fighissimo. Fighissimo. Cioè, questa è una sorta di ingresso, praticamente. Ecco, qua c'è anche un altro recinto qui sul retro. Fondo è il Giorno Argento, le punte più alte del Giorno Argento, e secondo me quello che si vede là in fondo è il mare. Non ne sono sicuro, però sembra di intravedere l'orizzonte. C'è una vista spettacolare, veramente spettacolare. Anche queste sono zone spesso sottovalutate, però secondo me meritano veramente tantissimo, tantissimo. Infatti mi piacerebbe poter dedicare più tempo all'esplorazione di queste zone, perché è veramente strapieno di stradine e di paesaggi che sembrano essere molto interessanti, visti dalla mappa e visti anche qui dall'alto. Sì. Cioè, poi io adoro tantissimo questi spazi aperti, queste praterie, anche questi boschi così. Insomma, c'è tutto un mix, un equilibrio perfetto tra boschi e spazi aperti. Ecco, allora, per quanto riguarda queste pietre qua, disposte così in questa maniera, stavo leggendo delle informazioni utili. Quindi, a quanto pare, questo recinto megalitico comunque ha origine nuragica e ospitava al suo interno diverse capanne utilizzate per uso abitativo, insomma. Mentre invece questo qua sembra essere i ruderi della parte basale di un possibile tempio nuragico. Quest'ultimo è una pianta che somiglia alla forma di un'antica serratura, richiamando alla mente quella dei pozzi sacri dei templi a Megaru. In particolare sembra poter scorgere i ruderi della muratura di un vestibolo con apertura disposta verso sud e in posizione contrapposta a una struttura circolare riservata probabilmente allo svolgimento dei riti cerimoniali. Infatti, come possiamo vedere, ha delle forme un po' particolari, cioè tipo qua è, per esempio, è dritto, qua invece è semicircolare. Ma andrebbe visto bene un po' dall'alto anche, magari, per è circolare così, semicircolare, magari poi state costruite cose anche magari dopo. Questo magari può essere anche una cosa che è venuta dopo e l'hanno voluto riutilizzare e quindi hanno chiuso. E qua c'è anche un'altra, cioè qua c'è la pianta di qualcosa. Sì, avrai ragione anche qui. Così. Però quello mi sembra quasi che ci sia a ridosso quello, vedi quel muro? Mm. Sembra quasi che sia una cosa... Sì, come se questo fosse arrivato successivamente, questo pezzo qua. Però non lo sappiamo ovviamente, no? Magari stiamo dicendo fesserie, però così la sensazione sembrerebbe. Poi ovviamente sarebbe bello poter sentire il parere di un esperto. Ecco, siccome mi piace quando sono nei posti, almeno quando è possibile, fare delle ricerche anche su internet, mai col telefono alla mano, proprio mentre mi trovo in un posto, fare delle ricerche per capire meglio di cosa si tratta, avere un po' di informazioni al riguardo, in modo poi da poter osservare i luoghi con un occhio diverso, no? Comunque, adesso stavo continuando a fare delle ricerche e a quanto pare, infatti, come stavamo dicendo, da qua si nota bene, praticamente abbiamo una base circolare attorno, e poi sembra che successivamente sia stato costruito quest'altro basamento a forma rettangolare, no? E sembra quasi che sia stato aggiunto successivamente. E quindi ora, leggendo, ho trovato queste informazioni, ovvero l'ambiente rettangolare è probabilmente ciò che resta dell'antica chiesa dedicata a Santa Vittoria. La capanna circolare è di circa 6 metri di diametro, quindi questa è stata parzialmente distrutta per costruire l'edificio rettangolare. Quindi diciamo che questa non sarebbe neanche una novità, dato che spesso e volentieri in passato, con l'arrivo del cristianesimo, praticamente i cristiani utilizzavano spesso soppiantare i luoghi di culto precedenti con quelli loro, no? Quindi anziché costruire la loro chiesa da un'altra parte, preferivano costruirla sopra le strutture che c'erano già da prima e che facevano parte di culture diverse.
Bene, ci stiamo facendo una piccola passeggiatina e stiamo andando a cercare l'area sacra nuragica di Monte Nugi. E dovrebbe esserci anche una fonte nuragica, sempre di Monte Nugi. Guarda che bello! E c'è un corvo gigante, bellissimo. Qua a Monte Santa Vittoria siamo a 1200 metri di altitudine. Ormai siamo più vicini alla costa est che alla costa ovest, quindi è probabile che quello che si intravede là in fondo possa essere il mare. Questo è uno dei siti che stiamo cercando. C'è un ingresso lì. L'ho trovato. Si possono uccidere le orchidee. Che le orchidee sono protette da una... da CITES, si dice. Ciò significa che non si possono cogliere, non si possono strappare, non si possono portare a casa, è estremamente vietato. Però la gente si crede ribelle. Più che credersi ribelle, boh, penso di fare una cosa carina, mettendo un'orchidea lì. Ma l'orchidea è più bella quando è nella terra, quando, insomma, è viva, non quando è stata strappata dalla terra. Perché l'essere umano ha sempre questa volontà di volersi portare le cose per sé, di volerle... in qualche modo togliere e prendere. No. Guarda qua. Possedere. Strappino di orchidee qui. Sì. È pienissimo. Sì. Era veramente pieno. Andiamo a vedere questo sito. Si scende da qua, mi sa. No, vabbè, che bello. C'è tipo un pozzo, una sorgente. Bellissimo. L'acqua gocciola sempre. Un profumo di menta. No, vabbè, c'è anche un altro. Wow. Da notare anche questa sorta di scala alla rovescia che scende verso la profondità di questo che sicuramente era un pozzo, adesso si è chiuso, perché anche qua sembra che ci fosse una scalinata verso il basso. Vedi? 1, 2, 3, 4, poi non si vede più nulla quando si è chiuso. Che figo. Ecco qua al centro di questa struttura c'è questo buco, a quanto pare, magari non in questo periodo, però magari in altri periodi dell'anno è possibile vedere l'acqua che scorre al di sotto, che poi penso che sia collegata ai pozzi sacri che ci sono qui di fianco. Questo mi incuriosisce molto, chissà cos'era, cosa significava e chissà di cosa faceva parte. Niente, è composto da una capanna di pianta circolare della quale si conserva l'elevato fino all'architrave. Fino all'architrave dell'ingresso. Al suo interno un sedile corre per tutta la circonferenza, interrotto da due lastre di pietra in posizione ortostatica, perpendicolari al perimetro dell'ambiente, che probabilmente sono quello che rimane di una vasca rituale. Quindi immagino che potesse esserci qualcosa qua, ma ti vedi sembra sì. un po' coca, sì, leggermente. Sì. Immagina, cioè, a me piace anche fantasticare. Cioè, tu immagina qua quando celebravano queste riti. Cioè, immagina questo posto, sembra così di rivivere un po' l'atmosfera. Quelle persone riunite, sedute, magari in queste nicchie delle candele, la sera. Molto suggestiva come cosa, come situazione. E poi, per non parlare anche dello scenario in cui si trova questo sito. Una cosa pazzesca, veramente è bello. Poi è molto probabile che qualcosa comunque si nasconda pure qua sotto, perché questo comunque è stato fuori dopo degli scavi, si vede qua infatti il taglio netto degli scavi che ci sono stati, quindi anche lì niente di strano che qua sotto poi si possa nascondere qualcos'altro. Bene, ora scendiamo ancora un po' più giù, da quella parte dovrebbe esserci un altro sito interessante,
la fonte nuragica Monte Nugi. Vediamo di cosa si tratta. È un peccato che attraverso questi video non si possa sentire il profumo di questi alberi in fiore, questi fiori bianchi, perché è un profumo veramente intenso e si sente proprio fino a una certa distanza. È molto molto buono, però non sappiamo che tipo di albero sia. Se qualcuno lo sa, boh, ce lo scriva. Allora, sembrerebbe che la fonte nuragica risulti all'interno di questa struttura, che non è altro che un edificio gigante costruito per non so quale motivo, è proprio abbandonato da molto. Vabbè, in qualche modo penso che si riesca ad entrare, ad accedere, ma secondo me c'è qualche sentiero anche da dietro. Ecco lì, c'è la struttura, la fonte nuragica dovrebbe essere laggiù dove si vede quella struttura in pietra là in fondo. Infatti credo che sia quella la fonte nuragica. Quel corvo non si sta zitto un attimo. Tutta una renda, vai. Eccola, l'abbiamo trovata, quindi non ci siamo sbagliati. Sì, è strapieno di menta, profumo bellissimo. Guarda qua, che spettacolo. C'è uno stanzino e poi c'è il pozzo. L'acqua è talmente pulita. Io non capisco se quello che si vede dentro sia l'interno, cioè sotto l'acqua, oppure se è il riflesso. Però forse non è il riflesso, è proprio... Oh sì, non lo capisco se è il riflesso. È il riflesso. Però si vede... No, si vede anche il fondo. Si vede anche il fondo, è talmente limpida. Quella sì è il riflesso. Wow. Favoloso. E tra l'altro qui dentro c'è un profumo fortissimo di menta. Stavamo parlando del fatto che, se ci pensate, un tempo le cose veramente sacre che si veneravano erano l'acqua, il sole, sono tutti elementi naturali. E belli, cioè. E belli, sì. Che davano un messaggio positivo. Che davano vita. Cioè, si venerava proprio questi elementi qua, mentre ora purtroppo si sono perse queste cose. Si venera santini o uomini messi in croce. Poi vabbè, ognuno ovviamente è libero di credere a ciò che vuole. Il discorso è che c'è proprio la differenza di come è un santuario, di come è concepito il santuario. Cioè il santuario qua rappresenta l'acqua, la vita, quindi qualcosa di che fa crescere la vita. Guarda, è pieno di piante qua, tutta attorno, è rigogliosa. Invece adesso i santuari comunque che sono cristiani, cattolici, venerano il dolore, cioè la Madonna che piange sangue differenza. Dagli occhi, Cristo in croce, cioè c'è stata proprio una proprio si è poi appunto perché poi si è andata a instillare nella mente umana appunto questo senso del sacrificio, del dolore, sempre lì a chiuderci più che aprirci, proprio per penso anche per questo motivo, per una religione che venera il dolore, non la vita. Eh sì, fa riflettere, c'è tanto da riflettere. Fa sempre riflettere. Riflettere. Perché vengo a questi posti e dico che bello, guarda, forse io sono atea, forse se avessi avuto attorno a me un tipo di religione del genere, magari avrei partecipato alla vita religiosa in quel senso, per andare a venerare l'acqua, a fare chissà, immaginate qua dei riti anche, delle cerimonie, magari sarebbe stata una cosa che oggi come oggi credo che forse ci farebbe più bene. Abbiamo trovato l'origano. Ah, è buonissimo. Siamo tornati da Johnny, abbiamo un po' di compagnia. Thank you.
Allora, siamo tornati da Johnny per fare merenda e quando siamo tornati abbiamo trovato queste pecore qua fuori che stavano iniziando a circondare il furgone ed era molto carina come situazione, no? Allora mi sono avvicinato per provare a fare delle foto e mentre che mi avvicinavo piano piano silenziosamente, comunque sì, mi stavo riuscendo ad avvicinarmi un bel po', si avvicina questo ragazzo in moto che prima di tutto le fa scappare, però vabbè, non l'ha fatto apposta ovviamente. Praticamente si avvicina e fa: devo fare una foto al vostro furgone. Qui un po', diciamo, potrò sembrare tipo permaloso e tutto, però siccome non è la prima volta che capita spesso che la gente si approccia in questo modo, comunque devo fare la foto al vostro furgone oppure qualcuno si avvicina o fa le foto direttamente senza neanche chiedere, insomma sono comportamenti che non sono molto carini. Cioè, lo so che la gente non lo fa apposta, però dovrebbe pensarci un pochino prima, no? Non è un modo carino di approcciare alle persone, perché allora io una foto non la nego a nessuno, ci mancherebbe. Però magari, che ne so, ti avvicini, magari se vuoi fare complimenti, ti fai complimenti, che li accetto volentieri. Scambi due parole, poi se mi chiedono una foto te la faccio fare, però non è che arrivi così neanche saluti e subito devo fare una foto al tuo furgone. Cioè come se noi fossimo l'attrazione del luogo in cui siamo, per esempio adesso siamo in un bosco, non è che noi siamo l'attrazione di questo parco, per dire. Non è la prima volta che capita. E dopo un po' fastidio, poi parlando fa anche: adesso vanno di moda questi mezzi, cioè io personalmente, poi non lo so, ripeto, sarò io magari un po' permaloso e tutto, però per me è un insulto anche dirmi adesso vanno di moda questi mezzi, cioè detto in un modo come se io avessi acquistato questo mezzo perché va di moda, perché io voglio seguire questa moda, no? Cioè, detto a me, soprattutto, che a me stanno sul cazzo le mode, cioè è un insulto. Ma poi anche se così fosse, cioè, boh, sarebbero affari miei, no? Magari dimmi, sì, ok, adesso se ne vedono molti di questi mezzi, ed è vero, concordo. Però se me lo dici così, stai... è come se stessi dicendo che pure io l'ho acquistato per moda. Però, insomma, non è così. Quindi se qualcuno di voi stesse pensando questa cosa, sappiate che non è così. Anzi, mi sta sulle palle chi compra questi mezzi solo perché vanno di moda e non perché realmente è appassionato di questo tipologia di mezzo e perché veramente ci tiene. Quindi, chiusa parentesi, insomma, è un episodio che ha dato un po' fastidio, non tanto nei confronti di questa persona, ma proprio per il fatto che succede spesso. Questo tipo di approccio proprio in generale non è molto carino. We'll be right back.